Dopo la prima sgambata contro la Pergolettese, c'è stato ieri il primo vero debutto di Piotr Zielinski con la maglia dell'Inter, che lo ha acquistato a parametro zero dal Napoli. Nella vittoria 3-0 contro il Las Palmas, Inzaghi ha schierato il polacco da intermedio di destra in un centrocampo a 5, che vedeva Carlos Augusto e Kamate esterni, Aslani regista e Mkhitaryan intermedio di sinistra. Così era sulla carta, ma osservando il match di Zielinski si è notata da subito la duttilità di questo giocatore, che non ha avuto difficoltà ad inserirsi con facilità nei movimenti che chiede Inzaghi. 64 minuti di lavoro in costruzione, inserimenti classici da intermedio e recuperi in pressione alta. È stato bravissimo ad abbassarsi in costruzione vicino ad Aslani, dando sempre ai centrali un'opzione in più per l'uscita bassa, ma soprattutto è stato da subito chiaro il motivo per il quale l'Inter ha puntato su di lui: la facilità di smarcarsi e di ricevere col viso rivolto verso la porta, sia negli spazi intermedi in mediana che sulla tre quarti. La facilità e la sicurezza in trasmissione palla hanno ovviamente aiutato l'Inter in uscita dal basso. Movimenti, contromovimenti e tocchi di prima daranno ai nerazzurri ampia varietà di sviluppo nel corso della stagione. Zielinski ha funzionato bene anche come attrattore, liberando spazio per i movimenti dei compagni, soprattutto sulla tre quarti. È ancora indietro fisicamente ed è parso un po' deconcentrato in certe situazioni di possesso spalle alla porta, davanti alla propria area di rigore, dove ha rischiato effettivamente di perdere dei palloni importanti. È evidente però che una volta in perfette condizioni fisiche, la qualità anche del calcio del polacco sapranno tornare utilissime alla fase offensiva dei nerazzurri. Io mi fermo qui, vi lascio al prossimo video.